Ciao, bentornati. Dopo aver studiato la storia dei Sumeri, oggi conosceremo un altro popolo che ha vissuto in Mesopotamia, i Babilonesi. E allora mettetevi comodi e partiamo per questo nostro nuovo viaggio. Attorno al 2000 a.C., il territorio di Sumer fu invaso da un popolo nomade proveniente da est. Lentamente tutte le città sumere, che erano già indebolite da anni di lotte, furono sottomesse e persero la loro indipendenza. Con il tempo, gli invasori abbandonarono la vita nomade e si stabilirono definitivamente in quelle terre, mescolandosi con gli abitanti della regione. Ebbe così origine la civiltà dei Babilonesi, così chiamati dal nome della loro capitale, Babilonia. Nel 1792 a.C., il re Hammurabi riunì tutti i territori conquistati in un impero. Le città babilonesi furono abbattute da popoli nemici e ricostruite più volte, fino a quando nel 550 a.C. i persiani distrussero definitivamente l'impero babilonese. In questo lungo periodo, la civiltà babilonese visse due epoche di grande splendore, la prima durante il regno di Hammurabi, 1792-1750 a.C., la seconda al tempo del re Nabucodonosor II, 605-562 a.C. I babilonesi impararono dai Sumeri a controllare le acque dei fiumi, costruirono canali, grazie ai quali irrigarono campi e pascoli. Furono abili artigiani, esperti soprattutto nella lavorazione dell'oro, nella produzione di manufatti in ceramica e nella costruzione di attrezzi da lavoro. I babilonesi svilupparono i commerci fra le varie città della Mesopotamia. Attraverso i fiumi raggiungevano il mare aperto e navigavano per scambiare le merci con altri popoli. Per primi utilizzarono una specie di moneta. Effettuavano infatti gli scambi delle merci, oltre che con il baratto, anche con oro e argento. A capo della società babilonese c'era il re. Egli possedeva tutte le terre ed era anche il più importante dei sacerdoti. Al di sotto del re c'erano gli uomini liberi, che godevano di molti privilegi, erano proprietari terrieri, sacerdoti, scribi, funzionari dell'esercito e commercianti. Alle dipendenze degli uomini liberi c'erano gli artigiani e i contadini, che erano semiliberi. Poi vi erano gli schiavi, che non avevano diritti. Erano prigionieri di guerra che avevano perso la libertà. Osservando il cielo dall'alto della Ziggurat, i sacerdoti fecero le prime scoperte astronomiche. Impararono a distinguere le stelle dai pianeti, studiarono le costellazioni, approfondirono gli studi delle eclissi. Osservando le fasi della luna, crescente, piena, calante e nuova, i babilonesi adottarono un calendario lunare. Il mese iniziava con la comparsa del primo quarto di luna. Le quattro fasi della luna, che durano circa 7 giorni ciascuna, ispirarono l'idea di dividere il tempo in settimane. La somma di 4 settimane costituiva il mese. I 12 mesi formavano un anno. I babilonesi furono dei grandi matematici. Effettuavano calcoli complessi, erano in grado di misurare gli angoli e sapevano calcolare aree e volumi. La religione dei babilonesi era politeista, ed ogni città aveva una divinità preferita, da cui si sentiva protetta. Hammurabi però capì che il suo impero sarebbe stato più unito e solido, se tutti avessero avuto una stessa divinità da adorare. Scelse il dio Marduk, creatore dell'universo e dell'umanità, come il dio più importante che tutti avrebbero dovuto adorare. Oltre a Marduk, i babilonesi veneravano Ishtar, dea dell'amore e della fertilità, a cui, come vedremo più avanti, re Nabucodonosor II dedicò una delle porte di accesso alla città di Babilonia.